Salve, per Liberi TV, quali sono, diciamo, i punti principali per intervenire su Ostia? Ostia, diciamo, è il mare di Roma, quindi c'è un grosso problema delle spiagge, del demanio marittimo, così come è stato gestito fino ad oggi. Cosa pensate di fare? Intanto noi lavoriamo per il 10° municipio, per tutto il municipio dove ci sono grandi problematiche anche nella parte dell'entroterra, meno famosa, diciamo, però che ha dei problemi di qualità della vita, di sicurezza, di infrastrutture, eccetera. Venendo alla vicenda, diciamo, ai beni culturali, ambientali, eccetera, sicuramente dobbiamo mettere in condizione che sia una ricchezza per tutti i cittadini, quindi la possibilità di frequentazione, di sviluppo, perché Ostia ha bisogno anche di opportunità di lavoro, di sviluppo per i nostri giovani. Dobbiamo risolvere i problemi di queste incompiute che ci sono, di queste situazioni fatiscenti. Ci vuole però, per fare tutto questo, ci vuole, diciamo, esperienza, competenza, autorevolezza, una forza, una persona che è libera, che è anche un po' coraggiosa per darsi scadenze, mettersi la fascia tricolore, andare anche presso i palazzi, diciamo, delle istituzioni a pretendere risorse, progetti, attuazioni. Insomma, bisogna voltare pagina, perché c'è da fare in modo che i cittadini, anziché andare dal padrino di turno per chiedere qualsiasi, ottenere qualsiasi diritto o fare impresa, vada al municipio di Ostia. Quindi o le istituzioni si riprendono in mano la centralità di questa città, altrimenti. Per questo io approfitto della vostra intervista per fare un appello a tutti gli abitanti elettori di Ostia e del 10° municipio. Andate a votare, ci sono 16-20 liste, scegliete quello che volete, però andate a votare, perché se noi vogliamo dare forza alle istituzioni, alla politica rispetto ad altri poteri, è necessario che vada a votare l'80%, sarebbe un segnale forte alle istituzioni democratiche. Se poi a uno gli sta bene che le cose così come sono, se ne sta a casa, però mi pare che non è che le cose vadano molto bene, sono in pochi a stare bene e in tanti non avere nulla. Quindi io vi invito di nuovo, andate a votare, è importante per dare forza alla politica, alle istituzioni e risolvere i tanti problemi. Scegliete qualche persona che abbia competenza e l'autorevolezza per fare il presidente del 10° municipio, perché improvvisazione, eccetera, incompetenza abbiamo già dato.